Ciao a tutti, allora ascoltate che sistemo un attimo. Ok, allora oggi vi parlerò di un argomento che vi avevo già accennato in precedenza, è connesso all'amore, ma in modo particolare alla visione dell'amore cosmico, che. È una visione che porta a contemplare un amore eh, puro, un amore nella sua essenza, libero, senza condizionamenti. E, e l'argomento di oggi è connesso alla fedeltà. C'è la differenza fra fedeltà che solitamente è quella che noi eh, attribuiamo alla fedeltà nella coppia e quindi all'essere reciprocamente fedeli eh, e invece la fedeltà interiore a cui mi riferisco io è invece una fedeltà che ha uh, una consapevolezza interiore di sapere che noi non possiamo appartenere a nessun altro, che noi non siamo due metà così come ci hanno fatto credere, che quindi nell'unione uh, ci ritroviamo la nostra essenza. In realtà siamo esseri che nell'unione ritroviamo l'unione con il tutto, ma semplicemente perché siamo integri. Non possiamo essere due metà e sentirci incompleti perché altrimenti saremo infelici. Saremo infelici perché nel momento in cui non abbiamo trovato la nostra metà ci sentiremo con questo senso di separazione. Nel momento in cui troviamo una persona che eh, pensiamo sia la nostra metà e poi eh, finisce questa relazione, a maggior ragione soffriremo molto di più perché eh, ci troveremo a sentirci eh, fratturati e quindi questo, questo senso di separazione, di divisione è fonte di sofferenza. L'amore non è fonte di sofferenza, questo vorrei davvero. Uh, sottolinearlo perché nel momento in cui uh, noi soffriamo per amore, semplicemente bisogna concludere che quello non è amore. Quando si è nell'amore, si è nel, nell'unione e nella condivisione, nella gioia, nelle emozioni, eh, quelle che hanno frequenze alte, quindi non parliamo di sofferenza. Se una persona ci fa soffrire con i suoi atteggiamenti, eh, non possiamo dare la colpa eh, al, all'amore. Assolutamente, dovremmo dare delle responsabilità magari all'ambiente in cui questa persona è vissuta, è cresciuta e quindi... Che, eh, in un certo senso, che tipo di amore ha ricevuto perché eh, non, non riesca poi ad amare, ad amare eh, senza, senza l'attaccamento, senza il possesso, senza la gelosia. Ho fatto questa breve anticipazione perché nel momento in cui parliamo di fedeltà interiore. È giusto che poi anticipo anche l'argomento connesso alla gelosia e al tradimento, perché solitamente l'amore quando finisce, e finisce soprattutto per un tradimento, è la prova del 9 è la cartina torna sole, perché nel momento in cui eh, intanto si è fedeli a se stessi, non si tradisce. Quindi è meraviglioso questo tipo di amore. L'amore cosmico non ha tradimento. L'amore cosmico è basato sul fatto che io posso essere sincera, autentica, vera, senza dovermi nascondere o mascherare per essere quella che in realtà non sono, ma sono. Quella che in realtà la società vuole, quella che la famiglia vuole, quella che eh, mio marito vuole. Adesso parlo al femminile perché <ride> giustamente mi identifico nel ruolo femminile, però vi posso garantire che basta ribaltarlo ed ecco che eh, si troverà. Uh, al maschile l'uomo che invece vive condizionamenti da parte uh, della società da parte della famiglia da parte della propria donna che impone di essere uomo in un certo modo chiamiamolo in un modo anche stereotipato perché in realtà l'amore cosmico va a fare qualcosa di incredibile stiamo preparando la seconda età dell'oro quindi l'amore che è la base il fondamento è la forza e il potere di trasformazione che è insito in ognuno di noi semplicemente aiuterà a comprendere in che modo relazionarsi. Intanto con se stessi, perché la prima relazione d'amore è quella con noi stessi. Detto questo, è possibile. Una volta che ci siamo accettati e amati, possiamo accettare un'altra persona e amare un'altra persona diversa da noi stessi. Ecco allora che cresce e si rinsalda una relazione perché non sono due metà ma sono due esseri integri che formano una, eh, un unico nucleo basato però sulla loro eh, autenticità semplicemente poi la relazione di coppia vi posso garantire non è facile <ride> non è facile perché in realtà bisognerebbe eh, riuscire a fare qualcosa di fondamentale che è comunicare ovviamente la comunicazione ha un, un esito favorevole legato all'ascolto attivo, quindi non è che io parlo ma non ti sto ascoltando oppure ti ascolto ma sto pensando ad altro. Cosa significa? Che in realtà la comunicazione è la chiave per accedere ad una relazione di coppia eh, sana, rispettosa, leale, onesta, eh, sincera. Tutti, tutti i valori che fanno parte poi di quella fedeltà interiore, perché nel momento in cui io non mento a me stessa, eh, oppure eh, se sono un uomo non mento a me stesso e posso apparire eh, nel mio essere autentico, ecco che io ho fatto un lavoro su me stesso o su me stessa. Uh, adesso sto parlando di maschile e femminile, però sappiate che uh, questo discorso sull'amore è universale e non ha orientamento di genere semplicemente perché l'amore non ha sesso, l'anima non ha sesso, quindi l'amore è, quindi si può manifestare in ogni creatura, uh, essere vivente, quindi che sia uh, animale, vegetale uh, o essere umano. Perché? Perché in realtà... Questo aspetto della purezza, di, questo, eh, di questa grande vibrazione, di questa frequenza che ci pervade dentro è connessa alla, ad una eh, capacità eh, di imparare ad amare intanto, come dicevo prima, noi stessi, perché quando noi abbiamo un rapporto d'amore con noi stessi, non abbiamo bisogno, e ripeto, io sto utilizzando un termine forte perché spesso si... Uh, siamo una persona dicendo ho bisogno di te. Questo non significa che non si può avere bisogno di qualcun altro, però può essere circoscritto a un determinato momento, i momenti di fragilità, di debolezza li abbiamo tutti e quindi uh, va bene, ma nel momento in cui io non riesco a vivere senza te, cioè ci sono delle frasi che sinceramente a me fanno, uh, fanno destano in me una sorta di mh, perplessità. Perché le affermazioni non posso vivere senza te, sei il mio ossigeno, senza di te impazzirei, senza di te morirei. Uh, sinceramente, sono uh, espressioni che non hanno. A che vedere con, chiaramente è il mio punto di vista, non hanno a che vedere con questa forma di amore cosmico, perché nel momento in cui io senza di te muoio, senza di te impazzisco, ecco che poi dopo la, la connessione, la relazione con un tipo di amore che senza di te divento stalker, divento controllore, divento eh, addirittura. Eh, questo chiaramente vale al maschile. Eh, divento un, um, un, un assassino per amore, capite che c'è un controsenso. Io non posso ucciderti perché ti amo e bisogna che tu sia solo con me. Oppure non accetto l'idea che tu possa andare, anche se non c'è un altro uomo, che tu possa stare senza di me. Perché io non posso stare senza di te, tu mi avevi promesso amore eterno, tu mi avevi promesso eh, di stare sempre con me e quello è un bisogno. Quindi l'amore è qualcosa che intanto evolve, evolve e fa evolvere, e nel momento in cui in questa eh, diciamo, trasformazione ci si rende conto che si è esaurito il, um, il darsi reciprocamente qualcosa di importante per la crescita eh, personale, per la crescita appunto evolutiva dell'individuo, del, dell ecco che ci si separa. E quando ci si separa, ci si separa in modo amorevole eh, è semplicemente come dire: Io sono con te come, eh, in questo momento, però poi ti saluto perché ho altro da fare. Questo altro da fare in amore non è accettato, eh, non è accettato anche nella relazione di coppia e eh, eh, mi riferisco adesso alla fedeltà perché in realtà quando una coppia basa molto eh, la relazione sul controllo eh, oppure sul sospetto che è ancora peggio quindi sul fatto che eh, quando non sei con me io sono eh, in pensiero io sono in ansia io sono eh, preoccupata sono preoccupato di chi possa stare con te di chi possa usurpare il mio posto e quindi eh, la gelosia il controllo che nasce appunto dal fatto di perdere l'oggetto mi verrebbe da dire del proprio amore ecco che si oggettifica il partner e non può essere eh, amore quindi la fedeltà interiore bisogna che venga acquisita attraverso un lavoro su se stessi nell'andare a, a fare un lavoro interiore per eh, compensare tutte quelle ferite e nutrire quindi innanzitutto se stessi di amore perché in questo modo si riesce ad avere un rapporto con l'altro che non vuol dire solo di coppia a questo proposito mi piace poter estendere il tutto anche alla relazione genitoriale cioè quanti genitori o quanti figli non riescono a stare senza l'uno senza l'altro perché si sentono persi o non li lasciano liberi soprattutto quando eh, è un genitore ad avere questo bisogno e questo controllo sui figli di non lasciare liberi che loro poss che essi possono fare la loro vita le loro scelte di vita Vita. e questo non è amore è, è altro e ritornando alla fedeltà eh, interiore la fedeltà interiore è quel sentimento che si prova per se stessi dove eh, dove nel momento in cui io mi guardo allo specchio mi guardo e riesco ad entrare dentro me stessa adesso parlo al femminile riesco a stabilire quella connessione con la mia anima e la connessione con la mia anima, visto che è un semi cosmico dell'amore, mi porterà a innamorarmi di me. Perché la prima cosa da fare è innamorarsi di se stessi, poiché l'amore è. È eterno e l'innamoramento è transitorio. Questo eh, ne ho parlato in un, in un articolo del mio blog, però poi magari potrei fare un video anche sulla differenza fra innamoramento e amore. Comunque, l'innamoramento, come dicevo, è un'emozione ed è transitoria. Se non parte dall'innamoramento il rapporto con se stessi è impossibile avere la fedeltà interiore, perché fedeltà interiore vuol dire. Essere fedeli a se stessi per come si è, ma se io non mi conosco come faccio a essere fedele a me stessa? E soprattutto in una relazione di coppia e la crisi di coppia è evidente perché effettivamente c'è il tradimento, c'è il tradimento che nel 70% delle coppie è causa di separazione. Poi non vi, non sto a elencarvi anche la percentuale che è altissima, anzi ve la dico, è il 24% di queste separazioni che avvengono. Per tradimento che sfociano in um, molestie, in uh, stalker e addirittura una piccola parte in femminicidio. Quindi cosa significa? Che nel momento in cui noi stabiliamo un, um, eh, stabiliamo un contatto profondo con noi stessi, stabiliamo un amore. E è una fedeltà al nostro essere autentico, quindi privo di sovrastrutture perché quello che noi siamo è purtroppo il risultato non autentico. E eh no, perché è proprio lì che bisogna invece imparare a riscoprire chi siamo perché in realtà. Negli anni abbiamo messo tante di quelle sovrastrutture, ci siamo riempiti la testa di um, credenze, di condizionamenti, di tabù, di sensi di colpa uh, che non ci appartengono. E quindi la prima cosa da fare è spogliarsi da tutte queste sovrastrutture per essere autentici. Nel momento in cui io sono autentico posso confrontarmi con un uomo, con una donna. In Modo reale, senza dover indossare qualcosa che prima o poi, nel non essere autentici, scoppia: scoppia il fatto che eh, bisogna eh, in un modo o nell'altro scendere a compromessi e scendere a compromessi equivale a una bomba, equivale ad una relazione che è sempre con una bomba a orologeria perché prima o poi non si può essere sempre eh, con la maschera, prima o poi. Uh, si, si diventa uh, in una situazione, si fa, usci fa, fa uscire fuori una parte di sé e quando esce fuori chiaramente sorprende. E questa sorpresa, questa. Stavo guardando il, il tempo, siamo a 14 minuti, bisogna che. <ride> facciamo un video un po' più eh, sintetico e quindi eh, direi che questa bomba orologeria è costantemente una bomba innescata in tutti i rapporti di coppia, quelli che sono basati sul non essere sinceri e quindi al nascondere delle verità, a non esprimere i propri, mh, eh, i propri desideri, le proprie fantasie, eh, la propria eh, visione di vita. Reale, perché nel momento in cui poi qualcosa cambia, qualcosa si viene a scoprire, ecco che poi si mette a repentaglio tutto quello che è il rapporto basato eh, sulla sincerità e sulla fedeltà, perché in realtà in un rapporto di coppia, eh, di amore cosmico, la fedeltà è alla coppia, è alla relazione, però dopo che la fedeltà si è eh, manifestata prima per se stessi. Quindi nel rapporto di coppia, quando le persone comunicano e, e hanno visioni differenti, questa fedeltà porta a, a riconoscere nell'altro, senza giudicare, senza eh, far vergognare, un ascolto che può essere eh, quello che faremo per la persona che eh, amiamo, semplicemente. E le bombe a orologeria, quando scoppiano e sono basate sulla finzione, sulle apparenze, che cosa provocano? Provocano eh, separazioni disastrose, eh, separazioni che mh, hanno delle ripercussioni eh, effettivamente pesanti eh, e questo non è, eh, non è sicuramente un, un bel modo di vivere e di, mh, e di testimoniare l'amore, perché l'amore è un sentimento che dà gioia. E con questo direi che vi auguro una buona serata. Io vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!